Siamo al volley con l'intervista in esclusiva al CT della Nazionale Blengini di Maurizio Colantoni. Piazza San Carlo, la tua Torino, l'Italia sul tetto del mondo per Civitanova il triplete. Beh sì, è un risultato straordinario, credo soprattutto conti molto la continuità. Allestire e investire così tanto in questi club, nell'assicurarsi i giocatori migliori del mondo, sia la dimostrazione di quanto ci siano persone che credono nella pallavolo italiana, nel campionato italiano, nel movimento, e questo è un grande piacere. Tokyo 2020, giovani, senatori, ultra quarantenni, quale sarà il giusto equilibrio per il CT alla sua seconda Olimpiade e con un argento al collo? Io credo che la squadra possa trovare il proprio equilibrio all'interno di un buon mix, che deve essere però non può prescindere dal fatto che ci siano quelli che in quel momento sono i migliori giocatori, al di là dell'età che hanno, delle esperienze che hanno e del ruolo che occupano. Qual è il regalo di Natale che Gianlorenzo Blengini vorrebbe vedere sotto il suo albero? Che i ragazzi che quest'estate possono fare una grande Olimpiade continuino a trovare continuità e gioco all'interno dei propri club, e che soprattutto stiano bene per quando avremo bisogno di loro tutti insieme. Il pranzo di Natale il 25 dicembre, qual è la ricetta per i tifosi azzurri? Ma io non sono un grande cuoco, ma sono un discreto mangiatore, e devo dire che uno dei piatti che preferisco è il vitello tonnato, quindi diciamo vitello tonnato. E quindi? E quindi buon Natale a tutti. Oh, Merry Christmas.